riprendere l'argomento dopo questa esibizione di Daniele, che Daniele non è soltanto bravo come canta, ma è anche, a mio avviso, un grandissimo interprete, e credo che questo lo condividete anche voi. Emoziona, e questa è la differenza. No, poi... La donna oggi mi sembra che nelle società occidentali si è andata ben oltre quella che si chiama la libertà e la parità dei sessi. Mi sembra che se da una parte abbia preso, dall'altra ha perso, e si sia in qualche modo invece schiavizzata di un sistema di globalizzazione. Una donna vedo oggi stressata, frenetica, sempre con l'orologio al polso. La donna mamma, la donna lavoratrice, animatrice, come sono io, la donna che viaggia, la donna che vuole tutto, forse in alcuni momenti anche un po' troppo, chiede a se stessa, in un'eterna e lotta sfida con l'uomo. E allora stiamo parlando di parità dei diritti, oppure stiamo parlando di una sfida che madre natura ha già geneticamente impostato alla nascita? L'uomo è uomo e dovrebbe poter fare il suo da uomo, quindi approvvigionare le risorse in casa, pensare all'educazione, alla crescita dei figli, cosa che oggi nella società è diventato difficile anche questo. È un uomo che scappa, è un uomo che fugge, è un uomo che ha paura della donna di oggi. Perché la donna oggi è diventata veramente una tigre. Dico male? No. A me questa è l'impressione che ho. E chi può parlare? Poi, poeticamente parlando, ci sono, e di questo veramente è un pregio, l'ho anche scritto recentemente nel mio account di social, visto che oggi va tanto di moda, sembra che prima si comunica su Facebook e poi ci si chiede per un caffè a chiacchierare fuori o una pizza. Ho scritto che rispetto e stimo tantissimo la categoria delle donne che sanno essere amiche e sanno condividere in armonia le emozioni. E ce ne sono poche. Ma non perché non le abbia trovate io, ma proprio perché ce ne sono poche. E allora la donna, secondo me, oggi deve stare veramente attenta a non fracassarla quella costola alla donna, che si va ben oltre quello che poi è il concetto della parità dei sessi. Grazie.